La riapertura del Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria avverrà in 3 tappe. Si parte il 3 agosto prossimo con una mostra di quadri allestita dall'amministrazione provinciale. Si tratta di una sorta di anteprima che consentirà di ammirare 107 opere confiscate ad un operatore economico della città dello Stretto e in atto custodite nella sede locale della Banca d'Italia. Entro dicembre la seconda tappa, quella del ritorno a casa dei bronzi di Riace, che, sempre secondo il programma, saranno esposte al pubblico dalla fine di gennaio del prossimo anno. L'apertura definitiva della struttura è prevista per il mese di aprile del 2014. Nel giorno della visita degli ispettori inviata a Reggio dal Ministro per i Beni Artistici e Culturali Massimo Brai, c'è qualche certezza in più sull'apertura del Palazzo Piacentini, da tempo al centro di polemiche per presunti ritardi nella ristrutturazione che, in corso d'opera, è stato oggetto di sostanziali modifiche progettuali per renderla ancora più moderna e funzionale. 2 delle 3 date sono ovviamente indicative. L'unica cosa certa è la mostra che sarà allestita per conto della provincia. Per dare il segno al mondo intero che il museo ha in là per aprire, il 3 di agosto si aprirà questa, diciamo, mostra di quadri che vengono da opere confiscate, il cui valore è un valore inestimabile e significherà anche, e questo è importante, dare un cenno forte di legalità, cioè tu che hai conquistato questi quadri non in maniera corretta, sappi che lo Stato se ne riappropria. Questo è un messaggio fortissimo, soprattutto per i giovani che magari pensano al guadagno facile, pensano che delinquere possa portare vantaggi. Delinquere non porta mai vantaggi. Stiamo programmando un'apertura anticipata del museo con un'esposizione di quadri importante che ci dà la possibilità di far percepire, come dicevo prima, al Ministero la bontà delle attività che gli enti locali stanno svolgendo sul territorio, e quindi per noi è un'opportunità straordinaria rispetto alla quale tutta la politica deve farsi adesso interprete di quello che significa il rilancio del territorio attraverso il museo e attraverso i bronzi, che è tutto un percorso importante, che non è solo la collocazione dei bronzi all'interno di una sala, ma è tutto un sistema che va dai trasporti, va dalla viabilità, che va dalla valorizzazione culturale dei bronzi stessi, per far sì che ritornino quei visitatori che in passato ci sono stati e che adesso, ecco, parlano dei bronzi solo in termini negativi.